Cristian Presidi, Lorenzo Mattolani, Gaspare Pagnelli. Prima di dare spazio alle poche domande cantate, ne procediamo almeno due, tre, adesso non c'è molto tempo, pochissimo tempo, vogliamo concludere con un brano scritto appositamente per questa occasione, si intitola appunto La ballata del cognitivismo. Ma Genova ha risvegliato in noi il ricordo della grande scuola genovese. La musica però che è originale, musica originale. Musica originale, può sembrare una melodia già sentita. No, non è così, assolutamente così. E quindi vediamo di raccontare e di raccantare la storia. Siamo una bella lenta che si capiscono le parole, eh? Scandiamo. E lo chiamavano cognitivista, costruttivista, razionalista. Lo chiamavano cognitivista, costruttivista, post-razionalista. Fu all'inizio il comportamento ad attirare ogni attenzione. Bastava un suono di campanella ad aumentare la salivazione. Ma dopo Pavlov con il suo cane, arrivò Skinner con i rinforzi. Ma c'è chi disse che il nuovo i pensieri e non aveva tutti i torti. Arrivò Beck dagli Stati Uniti con la sua triade cognitiva. La depressione e gli automatismi già brillavano per inventiva. Ma la pulsione spesso conduce ad origliare dietro altre porte, quella di Bowlby, lo psicanalista che all'etologia fece la corte. E fu così che da un giorno all'altro l'attaccamento si tirò addosso, l'interesse dei cognitivisti che lo studiarono a più non posso. Anche in Italia Guidani e Liotti, due pionieri coi loro approcci, fecero scuola e istituzione, meriterebbero una canzone. E per avere nuovi consigli sulla metacognizione venne fondato il terzo centro che la serviva anche a colazione. Con narrative nuove moviole poi arrivavano Lenzi, Lambruschi, adolescenti, adulti e bambini, ce n'era proprio per tutti i gusti. E per rileggere i nostri sogni Rezzonico, Giorgio e Barabru sono stati così generosi, hanno scritto un libro per uno. La Sassaroli e il perfezionismo e la passione del giornalismo, Davide Bettolo e gli ossessivi dei rituali diventano privi. Alla stazione successiva MDR mindfulness e schema, mancava solo l'accettazione, ho adesso davvero la testa piena. E se di qualcuno ci siamo scordati, certi di essere perdonati, ringraziando per l'attenzione arriviamo alla conclusione. E lo chiamavano cognitivista, costruttivista, razionalista. Lo chiamavano cognitivista, costruttivista, post-razionalista. Grazie. Come vedete, una canzone originale, musiche originali. Non vorrei che ancora se la rubasse adesso, Non so, spero di no. Spero che non se la rubi, non so. Sono i cantautori che girano con la gente. Intanto grazie per aver avuto l'ascolto e quindi avete condiviso con noi questo concerto e noi ci siamo raccantati, come diciamo. Cantato. Non so se ci sono domande oppure... Sono domande cantate, chiaramente.